rivediamo le stesse cose in questo disegno, che abbiamo detto non è preciso perché introduce una sincronizzazione tra la rotazione di Venere e del Sole che in realtà non c'è. Comunque il disegno è utile per capire perché Venere nel modello di Tolomeo non può mostrarci tutte le fasi, in particolare non può mostrarci il disco illuminato più che per metà. Infatti, quando Venere si trova per esempio in questa posizione, alla Terra rivolge la faccia scura, e lo stesso quando si trova in quest'altra posizione rivolge la faccia scura. Nelle posizioni intermedie Venere rivolgerà alla Terra un disco illuminato solo in parte. Per esempio, in questa posizione la parte illuminata è quella che guarda verso il Sole, lo vediamo, la parte bianca che guarda il Sole, la parte invece che rivolge alla Terra è quasi tutta scura. Anche in questa situazione è quasi tutta scura e così via. Vediamo le stesse cose anche in quest'altra figura che è ancora più semplificata, perché in questa figura Venere non ruota nemmeno su un epiciclo ma ruota direttamente sul deferente. Questa naturalmente è un'approssimazione molto discutibile, però comunque fa capire anche con questa approssimazione molto grossolana perché Venere non può mai mostrarci tutte le fasi. Quando Venere si trova allineato con il Sole ci mostra la faccia scura. Poi, immaginando che il Sole rimanga fermo, non è vero naturalmente, però noi possiamo immaginarlo perché Venere e il Sole in linea di principio potrebbero ruotare a velocità diverse. Se così fosse, allora Venere potrebbe anche andare dalla parte opposta rispetto al Sole in linea teorica e in questo caso ci mostrerebbe il disco illuminato. Quindi nel modello di Tolomeo l'unica maniera che ha Venere per mostrarci il disco illuminato totalmente o in gran parte è quello di andare dall'altra parte rispetto al Sole, cioè di allontanarsi dalla zona di cielo dove è il Sole. Ma questo Venere sappiamo che non può farlo, perché c'era il vincolo che abbiamo visto nei video precedenti, che Venere doveva sempre trovarsi entro un angolo di circa 46 gradi al massimo o meno rispetto al Sole. Quindi se a Venere noi impediamo di poter raggiungere tutte queste posizioni che si trovano dalla parte opposta rispetto al Sole, e quindi se lo costringiamo, come nel modello di Tolomeo, a rimanere sempre vicino al Sole come scostamento angolare, ecco che Venere, più che un disco illuminato a metà, non può mostrarci. Quindi Venere ci mostrerà o un disco scuro o un disco che è parzialmente illuminato, ma più di metà all'incirca di illuminazione non può mostrarci, proprio perché non può allontanarsi dal Sole. E ricordiamo che non può allontanarsi dal Sole perché è obbligato a ruotare su un epiciclo che è sempre allineato sulla linea Terra-Sole. Quindi Venere deve ruotare su questo epiciclo allineato sulla linea Terra-Sole. E questa condizione forzata era necessaria introdurla perché dal punto di vista osservativo Venere veramente non si allontana mai nel cielo dal Sole per più di 46 gradi. Quindi nel modello di Tolomeo andava introdotta questa forzatura ad hoc. Nel modello invece di Copernico ricordiamo che non c'è nessuna forzatura, perché è normale che Venere non può allontanarsi dal Sole come angolo più di 46 gradi, perché Venere è un pianeta interno che ruota intorno al Sole più vicino rispetto alla Terra. Dunque, in conclusione, nel modello di Tolomeo Venere non può mai mostrare tutte le fasi alla Terra, in particolare non può mai mostrarsi illuminato per più di metà circa del disco, mai totalmente illuminato, non potendo mai trovarsi dalla parte opposta al Sole rispetto alla Terra, cioè non potendo mai allontanarsi dal Sole più di un certo angolo di 45-46 gradi. Quindi non può mai andare dalla parte opposta rispetto al Sole. È per questo motivo che la scoperta delle fasi di Venere, resa possibile dall'invenzione del cannocchiale di Galileo, dal perfezionamento del cannocchiale, è forse la scoperta più importante dal punto di vista teorico, perché solo il sistema copernicano prevedeva le fasi di Venere, le poteva spiegare, perché il pianeta Venere poteva ruotare in modo completo intorno al Sole. Nel sistema di Tolomeo, invece, Venere rimaneva sempre tra il Sole e la Terra, Venere rimaneva sempre tra il Sole e la Terra, e quindi era teoricamente impossibile osservarne tutte le fasi dalla Terra, cioè in particolare le fasi più luminose.